tesoro, che cosa succede? Ma cosa fai? Che cerchi in quei libri? Sono i miei libri di testo. Devo assolutamente trovare un capitolo. Ti è successo qualcosa? Lo voglio denunciare, voglio mandare in carcere quell'uomo. Ma chi? Di chi stai parlando? Dell'uomo di quella notte, mamma. Mi ha seguita fino all'università. Dio mio, com'è possibile? Ma che ti ha fatto? Che ti ha detto? Beh, non ci crederete. Mi ha detto che lui è disposto a sposarsi con me. È l'uomo più assurdo, più grottesco che abbia mai conosciuto in vita mia. Un tipo primitivo, un ignorante. Ne ha dette di stupidaggini. Che lui si assumeva le sue responsabilità, che mi dava il suo nome, che era disposto a riparare la vigliaccata che aveva commesso. Ve lo immaginate? Non può essere. Io voglio denunciarlo, so come si chiama e so anche in che quartiere abita. No, cara, sarebbe uno scandalo. No, non mi importa, a me non importa. Pensa al tuo matrimonio, a Otto. Ma che lo sappia, mamma, che lo sappia tutto il mondo. Ma che cosa stai dicendo? Voglio che venga condannato. Non resterà impunito per il reato che ha commesso contro di me. Era il 305 o il 105, non mi ricordo qual era l'articolo del codice. Joaquin, ti telefono da casa di mia sorella. Puoi venire subito qui. È molto urgente. Lo odio con tutte le mie forze e non avrò pace finché non sarà stato punito. Calmati, Leonella, sei troppo alterata. Come vuoi che non lo sia, zio Joaquin. Mentre io cercavo di convincermi a dimenticare l'incidente, che era solo un brutto sogno, che quell'uomo non era mai esistito, me lo trovo davanti all'improvviso tra i viali dell'università. Mi segue dentro un'aula della facoltà e poi addirittura fino alla mia macchina. Sì, però non in modo Non voglio che... più vederlo davanti. Voglio che lo condannino e che lo sbattano in carcere. No, tesoro mio. Non credere che sia così facile come tu pensi. E perché no? Non basta quello che mi ha fatto per condannarlo? Sì, ma prima di tutto, pensa se vale la pena subire il danno morale che così cadrà sopra te e la tua famiglia. Tutto questo per la soddisfazione che il colpevole riceva un piccolo castigo. Piccolo, dici? Farò di tutto perché gli sia data una condanna pesante, magari l'ergastolo. Vedi, questo accadde l'anno scorso, quando l'opinione pubblica si commosse per lo stupro e la morte di una minorenne. Però, secondo quanto dice il nostro codice penale, articolo 375... Era il 375, non riuscivo a ricordarmelo. Istituendosi il processo, la pena nel nostro paese prevista per il reato di violenza carnale, mia giovane collega, è appena una condanna da 5 a 10 anni. E questo quando si riesce a portare delle prove certe che l'indiziato ha commesso il delitto. Ma io posso provarlo! Non fidartene troppo, Leonella. Di questi tipi, soltanto alcuni vengono condannati. Ma io voglio soltanto Mentre che... invece la vittima che, vincendo l'angoscia e la paura, si decide a denunciare il suo stupratore, deve subire un processo che le farà rivivere tutto il dramma della violenza subita e tu sai bene che è un trauma molto difficile da superare. Va bene, però io voglio... Sì, ma considera che una Ferrari non è una ragazza qualsiasi che può ricorrere alla giustizia per un problema di questo tipo, Leonella. Tu devi capirlo, tesoro. Devi fare in modo di evitare lo scandalo. No, no. Pensino pure di me quello che vogliono, ma io non posso permettere che rimanga impunito il crimine che ha commesso quell'uomo. Vedi, Leonella. Proprio per questo agiscono senza ritegno, per questo commettono simili atrocità, perché pensano che la donna violentata per vergogna non osi denunciarli, non è vero? Leonella. No, no. Non voglio diventare complice di un delinquente col mio silenzio, zio. Aspetta. Leonella. Che è successo? Dove va Leonella? Ha deciso di denunciare quel tizio. Ma convincila, Joaquin. Non lasciarglielo fare, per favore. No, è inutile. Non mi dà retta. Dio mio, Dio mio. Allora ormai non c'è più alcun rimedio. Sarà uno scandalo. Dica la cosa. Violenza carnale. È lei la vittima? Sì. Dove e in che circostanza si è svolto il fatto? È successo di notte, sulla spiaggia, dietro la villa che la mia famiglia ha al mare. Quando è successo? 3 giorni fa. E perché non è venuta prima a sporgere denuncia? Perché in un primo momento mi sono sentita un po' frastornata. Non sapevo cosa fare. Mi sentivo confusa e mi vergognavo. Non ero in condizioni di prendere da sola una decisione.
Volevo prima consultarmi con i miei familiari, con mio padre, farmi aiutare. Fino al giorno successivo non ho osato raccontarlo a mia madre. Lei dovrebbe capire come si sente una donna che è stata vittima di un'azione così umiliante. Il problema è che è passato del tempo, per cui il medico non può raccogliere elementi sufficienti per la perizia medico-legale che dovrebbe provare l'avvenuta violenza. Lei ha dei testimoni? Come? Intendo dire se qualcuno è stato presente al fatto. No. Bene. Capisce che per avere valore la sua denuncia deve essere accompagnata da una... È stata da un ginecologo? No. Ma ci deve andare. Lei deve sottoporsi a una visita medica. E questo perché? Significa che la mia parola non basta. Senta, sicuramente l'indiziato non ammetterà mai il fatto di cui lei lo sta accusando. Sarebbe la sua parola contro quella di lui. Ma allora lei sta dubitando di me? Mi crede capace? Lei non sa riconoscere una persona che dice la verità. Lei non ha mai visto quell'individuo, ma se lo vedesse si accorgerebbe subito che si tratta di un maniaco, di un animale, di un bruto. Senta, la legge è uguale per tutti, signorina. E mi perdoni, ma devo anche dirle che in questo tipo di denunce si incontrano tanti di quei casi che si finisce per diventare piuttosto scettici. Vuol dire che mi ritiene capace di mentire? Ascolti. Da me sono venute altre ragazze a denunciare lo stesso fatto capitato a lei. Alcune avevano un fidanzato per bene, però per essere sicure di farsi sposare mi hanno raccontato che il loro fidanzato aveva abusato di loro usando la violenza, picchiandole o cose del genere. No, aspetti un momento. Per favore. E siccome è una cosa imbarazzante, per evitare ogni problema raccontano alla famiglia la medesima frottola. Tutto questo è assurdo, io non riesco a capire come... Mi stia a sentire. Ormai conosco la scena a memoria, signorina. Vengono e recitano il dramma, piangono e si disperano, sporgono denuncia e poi risulta che hanno accusato un innocente. Forse non è innocente, forse non riuscite a provare la sua colpevolezza. Va bene, certo qualcuno sarà colpevole. È anche vero che spesso si scopre che qualcuna si è inventato. Io tutto. Non sto inventando niente. Il mio, signor commissario, è solo un desiderio di giustizia. Io voglio soltanto che sia fatta giustizia. Tuttavia, lei è sicura che la sua accusa abbia fondamento? Perché vedendo come si comportano le ragazze di oggi, con questa idea sulla liberazione della donna, magari prima cercano dei rapporti e poi... No, io non ho cercato proprio nessuno. Io quell'uomo nemmeno lo conoscevo. Il reato è stato quello di violare una persona usando la forza. Violentarla, la parola stessa lo dice. Va bene, ora si calmi. Sì, sì, come. Mi calmo, ma è incredibile. Mi è costato moltissimo fare questo passo. E lei, invece di facilitarmi la cosa, me la sta rendendo ancora più difficile. Io sto solo cercando di aiutarla. Cerco di farle comprendere qual è la realtà. Perché il grosso rischio di cui lei non si rende conto è di non poter sostenere la sua accusa contro quel tipo, mi capisce? Non ha prove, non ha testimoni, non ha niente. Lui però ha commesso un reato e la legge deve punirlo. Va bene, va bene, va bene. Se lei comunque insiste a sporgere la denuncia, d'accordo, d'accordo. Ma ricordi che deve presentare un certificato medico. Il ginecologo dovrà sottoporla a una visita che accerti il suo stato. Mentre lei, da parte sua, durante il processo, descriverà dettagliatamente come si è svolto il fatto. Successivamente bisognerà dimostrare, senza ombra di dubbio, che era proprio l'accusato. Il confesso, io sé bien che non estarás quanto me vaya. Leonella, tesoro. Hai raccontato tutto. Cosa hai fatto? Perché piangi, amore? Hai denunciato quell'uomo. Ti prego, parla. Hai presentato la tua denuncia? Non ho potuto. Non ho potuto. Oh, Dio mio, meno male. Tutto è stato così umiliante. Così umiliante. Un'atmosfera fredda e quelle domande imbarazzanti, quegli sguardi, quei sorrisi, quegli uomini che si fermavano ad ascoltare. Una totale mancanza di rispetto per una cosa tanto intima.
Credevo di trovare un luogo più riservato e persone più discrete. Speravo di parlare con una donna. Un uomo, anche se un poliziotto, è sempre un uomo. E un uomo non capisce. Non può capire. Era pieno di diffidenza. Non mi credeva. Non mi credeva, pensava che fosse una mia fantasia, una trovata per giustificare la mia condotta poco seria. Io sono la vittima di una violenza e devo anche sopportare che qualcuno metta in dubbio la mia moralità. Io lo sapevo. Ti avevo avvertita a che cosa saresti andata incontro. Ah, quel poliziotto. Una mancanza di tatto imperdonabile. Lo stesso sarebbe successo in qualsiasi parte del mondo. E devo riconoscere che ci sono molto spesso casi di denunce non veritiere. Per questo gli organismi ufficiali si mostrano scettici e quindi trattano le vittime come se fossero loro le colpevoli. È logico perciò che ci sia una lunghissima lista di donne che preferiscono tacere e non denunciare la violenza carnale di cui sono state vittime, piuttosto che dover subire delle indagini interminabili che offendono il loro pudore e gli interrogatori che le umiliano e che non rispettano la loro dignità. E va bene. Andrò ad aggiungermi alla lista delle donne che tacciono. Che tacciono la loro rabbia e la loro vergogna. Leonela, ma che cosa dici? Non pensare questo, è meglio... Già, è meglio essere vigliacchi, vero zia? Però confesso che anch'io non ho la forza sufficiente ad affrontare quelle situazioni a cui andrei incontro se voglio accusare quell'uomo. Beh, ma vedi, io sono... Sì, è da vigliacchi non andare fino in fondo. E bisognerebbe farlo anche per tutte quelle donne sconosciute che non hanno la possibilità di reagire. Nessuno sa quanti siano, ma certo sono molte. Ma Leonela... Ma d'altra parte la legge stessa non punisce lo stupratore come in effetti si meriterebbe. Ed è logico che questi depravati diventino tracotanti perché sanno che resteranno impuniti. Su, calmati, calmati. Finirai col sentirti male se fai così. È molto nervosa, vado a prenderle un calmante. Sì, vai. Dio, che schifo. Leonela, piccola mia. Cerca di tornare in te, te ne prego. Guarda che da un momento all'altro può arrivare tuo padre. Lasciala sfogare, si sentirà meglio. Mi sembra evidente che se Omero la vede così, bisognerà dargli una spiegazione. Se ne accorgerà senz'altro. Oh, tesoro. Piccola, pensa al tuo matrimonio che si avvicina. Figurati che quasi tutti gli inviti per le tue nozze sono stati già spediti. Avanti, adesso fatti animo, fatti coraggio, d'accordo? Ora pensa al tuo matrimonio. Tu sei una persona che ha una grande forza d'animo e tutto andrà come deve andare. D'accordo? Guarda, guarda che bei fiori. Te li ha mandati tuo fidanzato? Sì. Di la verità, non li avevi ancora visti? No. Guarda che belli. Leggi il biglietto. Perdonami, ma sono tanto impaziente. Ti amo.